amici di Camper, il nostro viaggio in Alto Adige oggi ci porta in un posto stupendo, da favola, il lago di Dobbiaco in Alta Pusteria. È un luogo davvero magico, tanto è vero che l'origine è collegata a una leggenda, giusto Guido? È vero, sì. Come ogni leggenda inizia tanti tanti anni fa, quando la terra era popolata dai giganti. I giganti erano delle creature violente, un po' cattive, però fra di loro c'era un giovane gigante che non era cattivo, era molto docile. Un gigante buono. E proprio qui in questa nostra bellissima valle lui si colloca. Arriva la primavera e vede che non è una valle spopolata, ma ci sono delle persone, degli uomini, e c'è ovviamente una bella fanciulla. Il gigante buono si innamora di una fanciulla. Come ogni favola, giustamente, si innamora. La fanciulla torna a casa dai suoi genitori e racconta di questa sua... I genitori, atterriti, dice: non è possibile, è un gigante, gli sono cattivi, eccetera, non vederlo mai più. E il gigante invece resta qui, aspetta questa ragazza, è disperato. Lacrime, 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 queste lacrime hanno costituito il lago. Ah, quindi questo lago è formato dalle lacrime del gigante, le lacrime del gigante buono. Questa è la favola. Now your mess is mine. Il gigante buono però è ancora qui. Ancora qui? Da secoli, secoli. E dov'è? Si è trasformato in roccia e la custodia di Dobbiaco. Ed eccolo, qui, come lo vedete. Qui, ciao bella! Che meraviglia! Come è caratterizzato questo lago? È una delle poche zone umide molto pregevoli, perché è una zona di nidificazione direi molto particolare. Vediamo i cigni, vediamo le anatre, ci sono tanti anche un'avifauna di passaggio che si sofferma in questo lago. È molto grande, sono 15 ettari ed è un patrimonio immenso che noi abbiamo. Un patrimonio che va rispettato. Abbiamo anche il diritto di fruirlo. Questo è l'equilibrio che bisogna tenere tra una funzione anche turistica, ma in generale una funzione antropica, rispetto poi alla tutela dell'ambiente naturale. Bellissimo. Tante sono le attività che si possono svolgere qui stando a stretto contatto con la natura, e oggi Elizabeth ci propone che cosa? Una bella pedalata. Dove andiamo? Sì, partiamo qua al lago di Dobbiaco col Monte Sarlo dietro e arriviamo ad un punto dove vediamo anche le tre cime. E continuando sulla ciclabile arriviamo al lago di Lando e alla fine a Cortina. Bene, allora forse fino alle tre cime di Lavaredo ci arriviamo. Dai, partiamo! Ok! E con l'incanto delle tre cime di Lavaredo, simbolo delle Dolomiti, ci salutiamo e ci vediamo alla prossima tappa. Ciao Marcello!